Oh, non ci credo che lo stiamo facendo davvero. Condizionatore contro ventilatore. Beh, ma direi che dopo l'altra volta penso sia inevitabile. Nella puntata precedente. Oh, bene, ecco, ti sei tornato. Sì, esatto, e vedi di non usare il telecomando a caso. E quante probabilità c'erano che azzeccassi a caso il codice dell'autodistruzione? E poi chi era il tuo mentore, il dottor Gero? Ok, immagino che siamo stati sfortunati, ma adesso sembra a posto. Esatto, siamo a posto, tutti contenti e felici, e non ci sarà nessun altro che ci romperà. Ah, bene, bene, cosa abbiamo qui? Oh, ma quello è il ventilatore dell'anno scorso! Certo che sono io, adesso io e te facciamo i conti. Oh, no, 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 aiuto! Ma quindi fatemi capire. Cosa cavolo c'è da capire? Innanzitutto calmiamoci. Esatto, bello, raffreddati. Ah no, giusto, tu sposti solo l'aria. Almeno io non faccio venire il torcicollo con tutta quell'aria fredda del cavolo. Oh no, sono già partiti. No, in realtà non ancora. Potremmo partire se vuoi, però. Guardate, se fosse per me non partireste mai. Dai, su che ti piacciono queste sfide. Sì, certo, ma non quando mi fanno saltare i nervi. E allora facci iniziare, almeno finiamo, no? Ok, questo ci sta, forse stavolta hai ragione. Ah, subito un punto per me, sono in vantaggio, sono il migliore. No, vabbè, ma questo non conta. Infatti, non darti troppe arie. Ho paura che ne sentiremo un sacco di queste battute. Non ci pensare piuttosto, da cosa partiamo? Che senso? Come che senso? Dovresti sapere come funziona. Oltre che traditore, sei anche stupido. Ah, non intendevo così, mamma mia, non si può dire niente con voi due. Intendo da che caratteristica tu voglia partire. Ok, sì, giusto. Allora, direi di partire con la velocità di raffreddamento. Ci sta. Chi farà calare la temperatura più velocemente? Il condizionatore con i suoi venti glaciali o il ventilatore con le sue raffiche di vento? È ovvio che sia io. Perché non lo so? Come? Beh, non è che ho detto chi raffredda di più, ma chi lo fa più velocemente. Vero. Però aspetta un secondo, tu raffreddi, vero? Certo, non senti la brezza fantastica che arriva da me? Oh, giusto, hai ragione. Peccato che non stia veramente raffreddando l'aria. In che senso? Il ventilatore funziona facendo circolare l'aria nella stanza, creando solo una sensazione di freschezza perché favorisce l'evaporazione del sudore della pelle. Cavoli, non ci avevo pensato, ma è vero? Uffi, purtroppo sì. Vabbè, allora questa sfida è vinta facile. Da me, ovviamente. Ma no, figurati lui. Ah, sei! Ehi, datti una calmata, non è certo finita qui. Adesso passiamo alla prova di rumore. Chi è il più silenzioso? Il condizionatore silenzioso come un ninja o il ventilatore che simula il fruscio del vento tra gli alberi? Ma è ovvio, sono io. In realtà guarda che è difficile, eh? Dai, ma davvero, il mio suono è piacevole, ricorda il dolce vento che ti pervade in una giornata al mare? Non come lui che sembra che ti soffia addosso un pupazzo di neve con il raffreddore. Ok, questa sfida potrebbe essere un po' ambigua. Cos'è, sei diventato sordo? Non hai sentito cosa ho detto? Sì che ho sentito, infatti tendenzialmente avresti ragione, ma ecco c'è un ma. Ormai i condizionatori sono molto silenziosi e non tutti fanno lo stesso rumore. Vince il condizionatore. Ottimo, ma allora cosa proponi? Beh, una cosa da proporre ce l'ho. Di mettere un bel like e iscriversi al canale attivando la campanella per vedere altre sfide di questo tipo. O anche solo per supportarmi. E inoltre, come avrete potuto notare dalla mia maglietta, sono uscite le nuove maglie dei Pantellas. Quindi se cliccherete nel link in descrizione e aggiungerete il codice VANO10 al momento dell'acquisto, avrete il 10% di sconto su tutto ciò che comprerete. Tazze, magliette, felpe, gilerini del prof. No, no, quelli non ci sono, scusate. Però il resto sì. Intendevo come sfida, spammone. Sì, ci sono. E ora, ragazzi, la prova del 9. Chi consuma di più di ciascuno di voi? Chi sarà il più economico e amico dell'ambiente? Effettivamente sono curioso anch'io di scoprirlo. Come fai a capirlo? Facile, basta controllare le caratteristiche tecniche di ognuno di voi. O meglio, potrei chiederle direttamente a voi. Io consumo dai 20 ai 100 watt, a seconda della velocità. Ok, capisco. E tu invece? Beh, circa 5. Cosa? Ho detto 5. Ma sono io che non capisco. Ma va, sta facendo apposta. Che succede? Ti devo rinfrescare le idee su come si parla? Dai, ho capito, dillo. Va bene, vado dai 500 ai 1500 a seconda del modello. Alla faccia, abbiamo un vincitore, direi. Ah, sei! Ora pensiamo alla comodità d'uso. Comodità d'uso? Chi è più facile da usare senza leggere il manuale? Il condizionatore con i suoi bottoni e telecomandi? O il ventilatore con la sua semplicità? Beh, io sono ottimo per i pigri. Che senso? Ho il telecomando operazionale, non devi neanche alzarti dal divano. Oh wow, hai ragione. Beh, a me mi accendi easy, basta che selezioni la velocità e via. È vero, è vero. Mi hai convinto, questo round lo vinci tu. E vai! Bene, ora andiamo alla versatilità. Cioè? La capacità di adattarsi a diverse situazioni. In che senso? Allora, tu condizionatore riesci a raffreddare un'intera stanza, ma non sei pratico da portare in giro come il ventilatore. Invece il ventilatore riesce a rinfrescare solo una persona oppure più persone contemporaneamente. Beh, io posso essere facilmente trasportato. Giusto, esatto. In realtà anche io. Come? Certo, basta che mi stacchi dal muro. Sì, certo, così
ogni volta mi metto a spaccare e ricostruire il muro. Però io posso rinfrescare un sacco di persone. Su questo hai ragione, sì. Allora chi vince? Beh, direi Condi, perché comunque puoi metterne di più in più stanze. Peccato solo che finisci i soldi, però Sì, anche se ti ho già detto l'altra volta di non chiamarmi così. Sì, certo. Allora, il prossimo potrebbe essere la distanza di raffreddamento. In che senso? A che distanza ti si senta? Ah, ok, prova. Ti sento? Ti sento ancora? E qua non più. Prova. Aspetta, aumento. Oh, adesso sì. Bene, hai vinto, bro. Ah, aumento, sì. Perfetto, ora il design. Che vuol dire? L'aspetto esteriore, chi si adatta meglio all'ambiente. Beh, allora vinco io con il mio look high tech. Effettivamente. No, vinco io con la mia semplicità. No, mi dispiace, il condizionatore vince questo giro. Ah, sì, lo sapevo, sono io il più cool, capita? In realtà no. Cool vuol dire freddo. Oh, giusto, adesso sì. Mamma mia, che sveglione, oh. Hai detto? Dicevo, mamma mia, ma che intelligentone. Attento, e comunque adesso parliamo di manutenzione. Vabbè, la mia è molto easy. Dici? Certo, devi solo pulirmi le pale. Con una L sola, giusto? Sì, perché? Niente, giusto per sicurezza, sai, ho appena visto The Boys. E tu? Beh, a me devi pulirmi a fondo. Aspetta, in che senso? Beh, devi pulire i filtri e passare lo straccio, sai. Ah, ok, ok, beh, allora direi meglio il ventilatore. Invece pensavo, avete delle funzioni extra? Io ho caldo, freddo, umidificatore, timer, swing, regolazione di velocità e chi ne ha più ne metta. Wow, e tu? Io giro. E basta? Sì, solo quello, però è utile. Sì, sì, certo. Vabbè, altra scelta facile, vince il condizionatore. Olè! Ok, ora arriva la prova dell'ospite. In che senso? Ci vuoi ospitare a casa tua e chiederci come ci troviamo? Guarda che questo non è un B&B, No, semplicemente chiederemo ad un ospite quale dei due preferisce. Ah, ok, ha più senso. Ma a chi chiederemo che non c'è nessuno? Beh, all'ospite che è stato qui fino a questo momento. Cosa? Ci sono i fantasmi? Ma no, sto parlando di Alexa. Come? Alexa, è meglio prendere un condizionatore o un ventilatore? Io che cazzo ne so. Ok, direi che questa prova non conta. Che fail. Come fail? Sì, dai. Non è vero, dai, era un'idea originale. Sì, certo, originale come me. Tu sei originale. Ma se mi hai preso la bancarella, tirchione. Vabbè, quello è un altro discorso. Ma anche le altre prove, poi non si potevano sentire, dai. Ma come, non erano divertenti? Ma no, dai, sembravi di essere in una di quelle pubblicità da boomer dei materassi. Vero? Ah, bene, così. Allora facciamo che facciamo un'ultima prova, eh? Ok, ok, ma quale dovrebbe essere? Sarà un'altra roba noiosa. Oh, certo, certo, ma vi assicuro che sarà l'ultima. Finalmente una buona notizia. Certo, poi non vi darò assolutamente più fastidio. Lo volete proprio sapere? Sì, dai, tolto il dente, tolto il dolore. E allora preparatevi per la prova di sovraccarico. Scherzi, vero? No, aspetta. Ma no, massima potenza entrambi. Maledetto. No. Oh, così imparano a prendermi in giro. Certo che però fa caldo. Aspetta, ho trovato la soluzione. Molto tempo dopo. Vado a vivere in frigorifero. Oh, oh, bello fresco. Oh, che forza. Beh, ragazzi. No, a quanto pare non si può stare nel frigorifero più di un tot. C'è da mangiare, si sta bene, ma non ha un grande spazio vitale. E poi avevo già finito praticamente tutta la spesa fatta il giorno prima, quindi non fa bene neanche alla linea, no? Bene, io spero comunque questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervene nessun altro. E inoltre fatemi sapere cosa preferite tra condizionatore o ventilatore con hashtag condizionatore o hashtag ventilatore qua sotto. E inoltre, come vi dicevo a metà video, sono usciti i nuovi gadget dei Pantellas. Li trovate tutti nel link che vi lascio qua sotto in descrizione. E se userete il codice VANO10 avrete il 10% di sconto sul vostro ordine al momento dell'acquisto. C'è questa maglietta qui, ce ne sono a stile maranza, ci sono le tazze, ci sono le felpe, ci sono... No, niente, basta. Però sono molto belle. Bene, spero veramente questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts, mercoledì, venerdì, con altri video, nuovi video lunghi. Bella ragazzi, ciao! Certo che fa caldo però, sai che mi toccherà metterli a posto. Oh.